Ciao, sono Giuseppe Moriello e aiuto gli studenti universitari a migliorare la loro memoria in modo che possano preparare i loro esami nella metà del tempo. Molti studenti mi hanno contattato e mi hanno detto: sì, vabbè Giuseppe, le tue tecniche funzionano per le parole, ma per i numeri che facciamo? Allora ho deciso di fare questo video per aiutarti nel caso tu debba memorizzare degli articoli di codice, delle leggi oppure delle date. Forse qualcuno ti ha già memorizzato una lunga serie di numeri, magari l'hai visto fare in televisione o magari te l'hanno fatto per strada e tu hai pensato: wow, ma come ha fatto? Voglio farlo anch'io. In realtà dietro questa impresa c'è semplicemente una tecnica. In realtà ce ne sono varie. Ad esempio, quando ho partecipato al campionato italiano di memoria nel 2015, per memorizzare 160 cifre binarie in 5 minuti, ho utilizzato una tecnica che si chiama il PAO, che attualmente è la tecnica di memoria più avanzata mai inventata. In questo video però non ho il tempo di spiegarti il PAO, è un po' lunghetto. Quindi ti insegnerò la tecnica più semplice, che è quella che insegno ai bambini. No, non è che ti volevo offendere, è che non c'è tempo e se faccio il video lungo non te lo guardi. Quindi questa è la tecnica più semplice, non ti farà memorizzare 160 cifre binarie in 5 minuti, però ti può essere molto utile per i tuoi esami se devi memorizzare delle date e degli articoli. Inoltre, a differenza delle altre tecniche, è anche la più semplice da imparare. Non avrai bisogno nemmeno di un giorno di esercizio. Al massimo un'ora. E ora la applicheremo addirittura insieme, ti va? La tecnica si chiama lo Shape System. Quello che dobbiamo fare con questo sistema è quello di trasformare numeri freddi e cattivi in immagini calde e coccolose, che poi andiamo a legare tra di loro in una storia. E quindi da ora in poi, dopo questo video, quando guarderai un numero, non sarà più un niente astratto, ma sarà invece un'immagine calda e coccolosa, che ha un profumo, un odore, che produce dei suoni nella nostra mente. Sarà insomma un'immagine mentale che ricordiamo. Lo so che sembra strano, ma fidati, dopo questo video cambierà il tuo modo di vedere i numeri. Allora, la tecnica che andiamo a imparare quindi è lo Shape System, ossia il sistema della forma. Vuol dire che trasformiamo i numeri in immagini mentali concrete grazie alla loro forma. Quindi si tratta di rendere i numeri un po' più simpatici. Partiamo dal primo numero, anzi dallo zero. Lo zero mi ricorda una ciambella, quindi zero. Ciambella. Ok, per il numero 1 invece prenderemo una lunghissima candela. Quindi 0, ciambella, 1, candela. E il 2 cosa ti ricorda? A me un bellissimo cigno. Quindi 2 cigno. 1 che cos'era? Candela. 2, cigno. Lo vedi che fa come il collo del cigno? 3 invece cosa ti ricorda? A me ricorda una specie di molla. Quindi 3, molla. 2 cos'era? Cigno. 3, molla. 4 a me ricorda una vela gigante di una barca a vela, no? Quindi una vela. 4, vela. Quindi 3 era? Molla. 4 è? Vela. Il 5 invece? Il 5 a me ricorda un gigantesco amo. Quindi 4 è vela, 5 è amo. 6 cosa ti ricorda? A me ricorda una ciliegia. Una ciliegia con il picciolo sopra. Quindi 5 è amo, 6 è ciliegia. Ok, 7 invece? A me ricorda una specie di falce. Quindi 6 era ciliegia, 7 è falce. L'8 invece mi ricorda un pupazzo di neve. Quindi 7... la falce. 8, pupazzo di neve. Il 9 invece mi ricorda un palloncino, no? Con la corda sotto e il palloncino sopra. Quindi 8 cos'è? Pupazzo di neve. E 9 è palloncino. Ora andiamo a ripeterli un attimo, perché dopo te li farò applicare concretamente a delle date e a degli articoli di codice, in modo da mostrarti io come li applicavo a giurisprudenza. Perfetto, quindi qual era l'immagine per lo 0? Una gigantesca ciambella. E l'immagine per 1? Una lunghissima candela. L'immagine per 2? Un cigno. L'immagine per 3, una molla. L'immagine per 4, una vela. L'immagine per 5, un amo. L'immagine per 6, una ciliegia. L'immagine per 7, una falce. L'immagine per 8, un pupazzo di neve. L'immagine per 9, un palloncino. Perfetto! Ok, iniziamo col memorizzare delle date. Il primo sbarco sulla Luna, che è avvenuto nel 1969. Dando per scontata che è avvenuta nel 1900, questo possiamo ricordarcelo, 6-9 sarebbe ciliegia, palloncino. Quindi puoi immaginare che l'astronauta è arrivato sulla Luna su una ciliegia gigante e poi ha fluttuato sulla Luna con un palloncino. Mi raccomando, non te la devi raccontare, ma devi cercare di immaginarla. Quindi divertiti proprio a fantasticare. Quindi è avvenuto nel 1900, arriva su una ciliegia, che è 6, e fluttua con un palloncino. No. Sbarco sulla Luna 1969. Bene, ora passiamo agli articoli di codice e qui le cose si fanno un pochino più complicate. Però noi ce la possiamo fare. Che ne dici di memorizzare gli articoli del codice civile che si riferiscono alle azioni a difesa della proprietà? Gli articoli sono 4 e iniziano tutti per 9. Quindi diamo per scontato il 9. Almeno quello ce lo ricordiamo. Partiamo dal primo, 948, azione di rivendicazione. Quindi dobbiamo ricordare 4, vela, 8, pupazzo di neve e rivendicazione. Io immaginerei una vela che, pum, spinge un pupazzo di neve nella riva di un fiume, gridando vendetta, pum, no? E quindi c'è sia la riva del fiume che vendetta che ci ricorda rivendicazione. Quindi 948 pensi vela, pupazzo di neve, rivendicazione. Invece per l'articolo 949 abbiamo l'azione negatoria. Quindi dobbiamo ricordarci vela, palloncino, negatoria. Immagina una povera vela che vede il palloncino volare e dice: voglio volare anch'io, e il palloncino fa no,
e gli nega il permesso, quindi è negatoria. No, quindi vela, palloncino, negatoria. Azione, negatoria. 949, quindi vela, pupazzo di neve, rivendicazione, vela, palloncino, negatoria. Articolo 950 invece abbiamo 5-0, un amo e una ciambella, e l'azione invece è l'azione di regolamento dei confini. Io immaginerei un amo che gira attorno ad una ciambella segnando i confini a terra, no? Quindi azione di regolamento dei confini. Ok, quindi l'articolo 949, ti ricordi, vela, palloncino, azione negatoria. L'articolo 950 invece, amo, ciambella, azione di regolamento dei confini. Se non ricordi proprio la parola regolamento, puoi aiutarti con uno di quegli elementi che io chiamo rafforzanti. Ad esempio puoi immaginarti che l'amo si aiuti con una riga, per essere proprio preciso. Riga ti ricorda il regolamento. Quindi articolo 950, azione di regolamento dei confini. Ti piace? Ti stai divertendo? Io personalmente sì. Per l'articolo 951 invece abbiamo l'azione per apposizione di termini. Questo è un po' difficile. Questo ambiente non lo so nella tua cucina. E c'è quest'amo, ok, che ha questa foto di Roma Termini in mano. Non sa dove metterla, vede una candela, gli va vicino e si prodiga nell'apposizione della foto di Roma Termini. Ok? Quindi immaginati l'apposizione, cioè l'amo che appone la foto sulla candela, così, con un chiodino. E quindi articolo 951, cioè 951, 5 l'amo, 1 la candela, azione per apposizione di termini. Quindi ricapitolando, il primo articolo è l'articolo 948, 4, 8, quindi vela, pupazzo, che cos'era? Azione di... Pum, dove lo butta? Nella riva del fiume. Vendetta, azione di rivendicazione. Poi articolo 949, 4 vela, 9 palloncino, che chiede la vela al palloncino? Posso volare? Il palloncino no! Quindi azione negatoria, perché il palloncino nega. Invece, articolo 950, 5 è amo, 0 è ciambella. Che fa l'amo con la ciambella? Regola i confini. Quindi azione di regolamento di confini. Invece, articolo 951, 5 amo, 1 candela. Che fa l'amo? Apposizione di termini, quindi azione per apposizione di termini. Se qualcosa non ha funzionato, non preoccuparti, perché uno, queste sono immagini mie e quindi le ho create io, tu creeresti le tue che funzionano per te, e due, è normale che la prima volta che lo vai a ricordare il titolo dell'articolo magari non esce proprio bene, perché ci sono cose che devi curare nella fase di esposizione, che è la fase finale che viene dopo la memorizzazione, seguendo lo schema di metodo universitario. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto e che tu ora abbia uno strumento in più per preparare i tuoi esami in meno tempo, perché ora puoi memorizzare anche gli articoli, le date con facilità e divertendoti, e poi creando delle immagini mentali che metterai nel palazzo della memoria. Se non hai ancora visto il video in cui ti insegno la tecnica di memoria più potente del mondo, ossia il palazzo della memoria, non è che te la insegno, te la faccio proprio applicare. Se non li hai ancora visti, lascia la tua mail nel link che trovi qui sopra e ti arriveranno gratis i video in cui io ti guiderò ad utilizzare il palazzo della memoria, in modo che tu lo possa immediatamente utilizzare per i tuoi esami e dimezzare i tuoi tempi di studio. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione.